Sportivo. Ciao, intanto buonasera a tutti, diamo il benvenuto a Cristian, anzi bentornato a Cristian. Vi racconto, insomma, chiaramente non parlo di lui e della sua carriera, che chiaramente conoscete tutti, ma solo ed esclusivamente, insomma, per spiegare un pochettino come è nata la situazione. Abbiamo ancora un posto in lista disponibile, visto che Dogo non era stato inserito per problemi fisici che ancora tuttora ha, per cui, insomma, è nata un po' l'esigenza, visto l'infortunio di Cappelletti, che si è contratto un po' più per le lunghe, anche se adesso siamo sulla strada giusta, e anche l'ultimo infortunio, insomma, di Pasini, per cui, insomma, siamo andati sull'idea di Cristian, che intanto ringrazio per aver accettato con grandissimo entusiasmo questa sfida, davvero, e il perché, insomma, l'ho spiegato, motivazioni, preferiamo portare un ragazzo che conosce l'ambiente, che abbia valori, che ci possa dare una mano in campo e fuori dal campo, piuttosto che, insomma, un altro giocatore che magari, insomma, avremmo avuto molte più incognite. E quindi, insomma, tanto un piacere, ripeto, aver portato un ragazzo come Cristian, con il quale realmente siamo cresciuti insieme, per cui so che persona è, il giocatore, ripeto, non c'è bisogno che lo spiego io, per cui, insomma, gli diamo il benvenuto, e giusto per fare chiarezza un pochettino su tutto quello che è stato poi il percorso. E poi, insomma, lo ringrazio anche per le tempistiche, perché, insomma, credo che sia stata una chiamata, tra virgolette, inaspettata, però, insomma, l'entusiasmo con quella risposta, la voglia di mettersi in gioco, la sua vicendinità, il fatto che in questo momento, dove, insomma, bisogna veramente lottare tutti insieme, questi valori possano effettivamente emergere in campo e fuori dal campo, questo, insomma, è stato un motivo importante che, insomma, ci ha fatto spingere per prendere Cristian. Grazie. Cristian, se vuoi fare il giusto, possiamo... Sì, tanto buonasera a tutti, ringrazio il direttore Federico, soprattutto al mister della proprietà, per avermi dato questa possibilità di arrivare nella mia città, una città dove, insomma, ho fatto un bel percorso, soprattutto quando ero giovane, e mi ha dato anche la possibilità di crescere non solo come giocatore, ma anche come persona. E quindi, appunto, dopo ben 19 anni, insomma, ritorno in questa città dove ho avuto sempre un bel ricordo, un affetto che va al di là di tutto. E quindi, appunto, ringrazio nuovamente la proprietà, la società, Federico, il ministro, per, appunto, avermi dato questa possibilità di tornare e cercare, appunto, di arrivare a questo nostro obiettivo, che è fondamentale, importante, però solo, ecco, essendo tutti uniti si possono raggiungere questo obiettivo. Ecco. Beh, innanzitutto, come stai con le condizioni fisiche? Non giochi da maggio scorso, mi pare? Sì. Fermo da un bel po' di tempo, l'età purtroppo non aiuta in questi casi, anche se la tua carriera stratosferica dovrebbe sperare bene. Tu comunque come ti senti? No, mi sento bene, è chiaro, come ho sempre detto, arrivo da diversi mesi di inattività, comunque in questi mesi non sono mai stato fermo, diciamo che ho sempre cercato di tenermi in movimento. Non con l'idea, ovviamente, di tornare a giocare, perché nella mia testa non ho altre idee. Però è chiaro, quando poi mi è arrivata questa chiamata del direttore, è difficile dire no, no? Soprattutto nella mia città, anche se, appunto, volevo tornare da già qualche anno fa, poi per tanti magari motivi non c'è mai stata la possibilità o l'occasione, però, appunto, ecco, non potevo dire di no. Lo so che per me è un momento particolare, devo cercare di entrare in forma subito, già da 3 giorni a questa parte ho iniziato un lavoro specifico con il prof, con la squadra, e quindi spero a breve, insomma, in pochi giorni, di entrare a gioco il gruppo e di essere a disposizione per il mister. E tu sabato sei convocabile? Io cerco di essere convocabile, che comunque... Sì. La tua professionalità faccia sì che l'allenatore te lo chiede e tu dici sì, certo, cioè, certo, vuol dire, certo. Credo che meglio di te non lo sa, certo, nessuno, certo. Come sta, insomma, quindi comunque ci sei. Sì, certo. Senti, Cristian,
Che argomenti hanno usato per convincerti ad accettare questa scommessa? Nessun argomento. Che fai, vieni? Questa è stata la parola, insomma. È chiaro, sono sincero, c'è stato un po' di timbalzo, perché, ma solo con discorso di tempistica, no? Il fatto che comunque nelle mie teste avevo altri idee in quel momento, però ripeto, è difficile, insomma, spiegare quello che provo in questo momento. So il momento particolare che sta passando la squadra, però il motivo in più è stato questo che mi ha portato a essere qui a Vicenza per cercare in tutte le maniere di arrivare a questo obiettivo. Lo so, è difficile, ho visto la squadra in questi giorni viva, e questo è molto importante, perché per raggiungere obiettivi si deve essere sempre convinti di quello che si vuole fare. E in questi giorni appunto ho visto la squadra viva e questo è un buon segnale, penso, per il futuro. Osservavamo con i colleghi, tanto benvenuto. Grazie. Osservavamo con i colleghi che per esempio facendo il confronto con Quagliarella, che sta facendo la differenza nel suo campionato e che ha, guardavo la carta di identità, soltanto 11 mesi meno di te. Di altri, se uno è strutturalmente a posto, non ha avuto infortuni gravi, si trascina, eccetera, può essere competitivo anche alla tua età. Sei convinto di questo? No, sono convintissimo. Io ho avuto la fortuna di arrivo da una generazione di giocatori che il lavoro era fondamentale. Ora, ovviamente, dopo tanti anni, la mentalità, il modo di preparare, di allenarsi è cambiato molto. Però questo a me ha fatto molto, molto piacere, nel senso che comunque appunto arrivando a un percorso di lavoro importante, con gli anni ho cercato sempre di mantenermi. Penso che essere professionisti non solo nell'ambito sportivo ma anche nella vita, questo alla fine ti ripaga. Ripeto, il mio problema era solo con il discorso di tempistica e il fatto che ero appunto fermo da quasi 4-5 mesi, solo quello era il mio dubbio, tra virgolette. Però è chiaro che poi la qualità di tutto, e so che cercando di lavorare insieme allo staff, soprattutto anche a livello personale, posso ritornare, insomma, a dare una mano al gruppo. È stato più il cuore che la ragione a farti dire di sì? Ma sicuramente un po' più il cuore, sicuramente. Non posso negarlo. Ti ripeto, per me è un'occasione importante, ritorno in questa città dopo tantissimi anni, dove sono cresciuto da giovane, e quindi ti ripeto, per me è un'emozione importante e spero, ecco, di portare in campo questa voglia, soprattutto questa emozione. Tu stavi facendo il corso allenatori? Direttore sportivo. Ah, direttore sportivo. Sì, direttore sportivo, sì. E cosa ti ha fatto proprio la voglia di ritornare in campo? Ma la passione, ti ripeto, qualche mese fa c'è stata la possibilità di ritornare a giocare in altre società, però non avevo appunto la testa pronta per affrontare questo percorso. Mi ero partito appunto con l'idea di intraprendere, l'idea di fare un corso di tiro sportivo, però adesso lo sto un po' accantonando perché ho un obiettivo in testa al momento e spero di raggiungerlo. Cristian, posso immaginare i messaggi, telefonate di amici, parenti all'idea, sorpresi, qualcuno se l'aspettava, le reazioni di tutti? No, tante sorprese, come è giusto che sia. Ovviamente la notizia, ma non ho parlato molto in questi giorni, ho solo espresso la mia felicità di essere qua. Poi comunque non sono una persona che manda fuori la mia felicità a livello personale, però comunque sento nella città, soprattutto anche nel mio paese, tanti amici che sono comunque contenti. Al di là di come vada, tutti speravano, ecco, un giorno del mio ritorno. Poi, ripeto, so anch'io di non essere più giovane,
però questo fa sì che posso dare tanto in altri ambiti, soprattutto ecco i ragazzi giovani, che ce ne sono molti nel gruppo, che hanno bisogno solo di, ma anche di un consiglio che penso che faccia sempre bene, ma soprattutto in questo momento lo stiamo passando un momento positivo. Tra l'altro entri a pieno titolo nel gruppo alla vigilia di una partita che non dire nascondercelo è da vincere o da vincere, no? Tu in carriera immagino ne abbia affrontate tante ad altissimo livello. C'è un modo in cui si può aiutare un compagno meno esperto? Cioè... Oppure la tranquillità, cercando di non pressarli molto, anche perché comunque la maggior parte sono ragazzi giovani, e andare magari a stuzzicare, soprattutto in questo momento del campionato, magari con delle parole un po' più grosse, penso che non serva a niente. Sono ragazzi giovani che devono crescere, giustamente devono fare anche loro le loro esperienze, però quello che ho visto insomma, in questi giorni che sono capiscono il momento e stanno dando il massimo, perché appunto in allenamento sto vedendo che stanno andando a mille, e questa è una cosa importante. Mi è capitato di passare nell'arco della mia carriera insomma momenti difficili ed ho visto appunto giocatori che in un momento di difficoltà hanno proprio mollato, invece i ragazzi sono proprio convinti di poter raggiungere un obiettivo che al momento è difficile, però ce la possiamo fare. Senti, ritorni dopo 20 anni a Vicenza, no? Quanto è cambiato Vicenza, la società qua, rispetto a quando eri qua tu? Beh, ovviamente è cambiato molto. 19 anni fa, insomma, c'erano altre persone, soprattutto nello staff, e ritornando oggi ovviamente non ci sono più. Fa parte comunque della vita, ci stanno sicuramente diversi cambiamenti societari, però comunque lo stadio c'è, quello che c'era 19 anni fa, già quello è tanto. Però vedo comunque una società che è in crescita, vuole fare le cose bene, ovviamente ci vuole il tempo, non è facile insomma investire e avere tutto subito. Ci vuole una programmazione e vedo insomma che secondo quel direttore ma anche con il presidente stanno facendo le cose con calma e secondo me a lungo andare potrà diventare una città molto importante. Conosci qualcuno dei tuoi compagni magari tra i meno giovani? Conosco uno Giorini, che comunque abbiamo anche con lui condiviso diverse battaglie insomma in campo, però beh, ormai insomma sì, sono ragazzi che ovviamente ho sentito molto in Vicenza, soprattutto in questi mesi di attività, però sono ragazzi che ho incontrato anche l'anno scorso come in campionato e li conosco abbastanza bene. Sì. Contini non hai mai avuto modo? No, Contini lui l'ho avuto a Napoli, ovviamente lui giocava nella primavera e veniva su poche volte, era veramente un ragazzino, l'ho trovato veramente cambiato, cresciuto molto, ha fatto un bel percorso. Adesso sta facendo bene, speriamo insomma che riesca ancora a crescere, perché secondo me ha delle qualità veramente importanti. Tu tra l'altro sei stato compagno di squadra sia del direttore sportivo che del mister? Esatto, sì. Con mister Brocchi siamo stati assieme a Firenze, ho fatto un anno con lui bellissimo, dove anche lui mi ha dato tanti consigli perché all'epoca ero molto giovane e comunque mi porto ancora lì, infatti quando sono rimasto abbiamo scambiato qualche chiacchiera, abbiamo ricordato un po' i tempi passati. Con Fede sono passato ormai una vita nazionale, quindi abbiamo condiviso tutto e quindi abbiamo sempre avuto un bel rapporto e sono contento insomma di ritrovarlo in un altro ambito, però comunque sempre particolare. Per adesso si parla solo di questo tuo ultimo appunto scorcio da giocatore o avete anche per caso già buttato lì un'ipotesi comunque di una permanenza? No, al momento va bene così, cerchiamo di, tanto di, io sono qua per cercare di dare una mano alla squadra, al gruppo, a raggiungere l'obiettivo, poi ci arriviamo a fine campionato, al di là di come andrà, ci vedremo un po' cosa fare, però al momento la mia idea è quella di dare una mano alla squadra. Bene, facciamo...